Buonasera, bentrovati cari amici di Focus, il mistero della vita e ben arrivati nel salotto di Anna. Anche questa sera abbiamo un ospite molto interessante, un ospite che ha una sua formazione piuttosto consistente, avremo modo di appurarlo fra poco parlando con lui. È una persona che ha studiato per tanti anni. Una disciplina che forse alcuni di voi conoscono, che è l'antroposofia, ed è docente proprio di antroposofia, di questa scienza dello spirito, e lui insegna proprio sul testo della scienza occulta di Rudolf Steiner. E allora lo accogliamo nel nostro salotto, come voi avrete potuto vedere. Eccolo qua, il nostro, grazie Tiziano. Benvenuto tra noi e con tutto Buonasera. il focus. Adesso aspettiamo qualche minuto perché un po' alla volta i nostri amici si collegano. Buonasera, grazie dell'invito, eh. Grazie, saluto a Grazie a te tutti. a nome di focus e a nome di Enrico Valentini che è il fondatore di questo gruppo. Benissimo, grazie anche Siamo a lui. tutti onorati di averti qua con noi. È Sappiamo reciproco, è reciproco. che sei una persona che ha studiato molto a fondo questa disciplina dell'antroposofia e vedo che i nostri amici stanno iniziando intanto a collegarsi e per noi è sempre un piacere quando abbiamo degli ospiti che ci possono raccontare come per te, cioè quello che è poi il frutto di una vita di lavoro, di ricerche, quindi sappiamo che possiamo beneficiare, no, di questo risultato di un cammino che tu hai fatto, insomma, per tanti anni. E peraltro, cioè, la tua biografia è molto interessante, perché tu hai incominciato a 7 anni, no, a studiare i tuoi studi musicali, no? Hai Sì. iniziato con il clarinetto, mi pare. E poi sei passato alla chitarra. Hai studiato anche pianoforte? Hai frequentato anche il conservatorio oppure hai fatto dei percorsi? No, sono diciamo, inizialmente col clarinetto ho iniziato con quello, però per quanto riguarda la chitarra e il pianoforte sono tutte istituti privati, diciamo, accademie private, sì. Però tu sei anche un ingegnere del suono. Sì, questa è, in realtà è stata la mia attività, una delle attività principali che ho condotto per 15 anni, quindi mi sono approfondito sulla natura del suono, perché amavo molto anche proprio quella che è si potrebbe dire, la meccanica del suono, se potremmo dire, quello che è dal punto di vista fisico. Stasera parleremo del suono dal punto di vista spirituale, ecco. Però mi affascina sia, la controparte fisica del suono che la controparte spirituale, ecco. Beh, diciamo che questa è un'opportunità cioè, che permette di creare la completezza, insomma, no? Perché conoscere sia la parte fisica del suono, quindi quelli che possono essere i meccanismi della fisicità, e poi invece l'aspetto spirituale sicuramente ci dà l'opportunità di avere grande dimestichezza sull'argomento, no? Ecco. Certo, Ma tu hai certo. fatto questo cammino per tanti anni, però poi a 31 anni, nella tua biografia io leggo che tu hai avuto un incontro molto importante Sì, nella tua vita. diciamo che mi sono trovato di fronte a una scelta, ecco. Un mistico potrebbe chiamare questa scelta la cosiddetta chiamata a sacerdozio, no? Adesso è una cosa un po' personale, però è un momento in cui tu senti che in qualche modo ti viene chiesto di metterti al servizio, no? Ti viene proprio chiesto profondamente ed è un'esperienza che è inconfutabile, diciamo, non puoi dire è una mia immaginazione. E io in quel momento ho scelto che la mia strada non poteva essere quella del sacerdozio, no? E che avrei dovuto intraprendere un'altra via. Poi ho intrapreso infatti un'altra via e come tutti forse compiamo anche, balbettiamo i nostri errori quando cerchiamo qualcosa, perché tutti noi siamo alla ricerca, no? Però non sappiamo, il bello della vita è un po' questo, come facciamo a creare forze in noi se sapessimo già quello che dobbiamo fare? Proprio perché non sappiamo quello che
è la nostra destinazione. Allora scambiamo i mezzi con gli obiettivi, gli obiettivi con i mezzi e indirizziamo le nostre forze alla ricerca di quel qualcosa che sembra la soluzione della nostra vita, no? Ecco, tutto questo il bello della vita, secondo me. Il bello e il brutto, perché è anche sconveniente molte volte, no? Però diciamo, io ho intrapreso una via che era più legata alla medianità, quindi ho cominciato, siccome il mio ambiente era quello del suono, cominciai a lavorare con la metafonia, penso che molti sappiano di cosa sto parlando, no? Noi Che è la registrazione. abbiamo dei relatori che fanno appunto metafonia. Ecco, infatti. Sai, essendo un ingegnere del suono, quindi avendo a disposizione una tecnologia notevole, a quei tempi si lavorava con l'analogico, non c'era ancora il digitale, cioè nel senso i nastri magnetici, no? Però Come la si registravano le voci. facevi tu la metafonia? Tiziano, Come dici, com'è? come la facevi tu la metafonia? La metafonia a quei tempi si faceva usando proprio i registratori a bobine. E poi si registrava, abbassava, quasi si dimezzava la velocità di riproduzione e ascoltando al contrario le registrazioni. Ecco. Sì, E quindi sì. praticamente si invertiva un po' il corso del tempo, però dimezzando anche la velocità, cioè quindi si rallentava. Ovviamente comparivano delle forme, delle voci che, dal mio punto di vista, erano sicuramente qualcosa che confermava l'esistenza di qualcosa che non è verificabile, ecco, in altri ambiti. E devo dire che però questa cosa non mi ha portato su una strada buona, nel senso che ho attraversato dei periodi di gravi scompensi psichici, perché questo tipo di contatto con le forze mi aveva portato a degli squilibri, ecco. E anzi, questi squilibri sono riuscito a superarli proprio con l'incontro con la scienza dello spirito. Quando incontrai Rudolf Steiner, cominciai a capire che il mio bisogno non era quello di trovare una conferma attraverso dei mezzi, come appunto la metafonia, senza nulla togliere a chi la pratica, ovviamente. Però la mia strada non era quella, era quella di fare un'esperienza che partisse dal pensiero cosciente e potesse mettersi in comunicazione con le forze attraverso l'elemento della lucidità del pensiero senza intermediari. Ecco, poi casomai ne parleremo meglio, ecco. Sì. Ma sai che ognuno ha la sua strada, no? Certo, sì. Ognuno ha la sua strada, Io quindi tu continui. apprezzavo moltissimo quella strada perché era una cosa molto che mi dava una grandissima carica, un grandissimo entusiasmo, anche perché sinceramente avvengono attraverso queste indagini metafoniche, avvengono veramente cose che non sono assolutamente dubitabili dal punto di vista della. Accadono delle cose un po' strane, molto Con strane. dei E anche riscontri delle. anche. Sì, ma anche delle cose che Con dei possono anche riscontri spaventare, anche. nel senso che non tutti gli abitanti di quel mondo sono abitanti umani. E non tutti sono abitanti che possono essere gestiti, cioè tendono a gestire, tendono a identificarsi con te, tendono adesso dire a possederti una parola piccola, però tendono a prendere dimora dentro di te. E ce ne sono alcuni che a volte non se ne vanno, che restano anche lì. E quindi possono crearsi delle problematiche. Ovviamente per individui come me, che non è, come posso dire, uno potrebbe dire, sei predisposto ad assorbire questo tipo di forze, no? Può darsi, sì. Però è anche vero che ci sono individui che riescono a gestire queste forze senza farsi assorbire. Quindi, come dici tu, giustamente, ognuno deve poi trovare la sua strada, il suo modo per accedere. E tu invece a 31 anni leggo che hai avuto questo incontro con l'antropologia. Sì, prima di fare questo incontro ho fatto parte di un ordine iniziatico che adesso non ci tengo a dirlo perché non è qualcosa di pubblico, in cui ho fatto alcune esperienze per un paio d'anni che sono state utili perché sono state iniziazioni legate all'antico cristianesimo, diciamo agli antichi misteri, no? Non riuscivo a ritrovarmi in questa tradizione perché, come in molte tradizioni, e lì era l'obbligo della sottomissione a un maestro, a una guida.
E non riuscivo, io non, purtroppo non riesco a identificarmi in nessuna di queste strade che richiedono una sottomissione. Sarò un ribelle, sarò un non accademico, però non ce la faccio. Diciamo che il libero esercizio del libero arbitrio mi pare un presupposto irrinunciabile. Sì, e casualmente, proprio con una persona che faceva parte di quest'ordine, mi trovai a Bologna in un mercatino usato di libri antichi e proprio lei mi disse: "Ma lo conosci quest'autore?" E mi fece vedere il libro La scienza occulta di Rudolf Steiner. E io non lo conoscevo, era la prima volta che lo vedevo. Cominciai a leggerlo e non posso dire che mi si aprì un mondo, perché il rapporto fra me e Rudolf Steiner non è quel tipo di rapporto in cui tu dici è tutta una conferma, era già tutto dentro di me, perché non è stato così. Perché anzi, tutto quello che io leggevo non è che mi fosse estraneo, però era assolutamente nuovo. Era qualcosa che da un lato risuonava, ma da un altro mi sentiva, mi rendeva partecipe di una realtà che era quella che stavo cercando, una realtà che non era scritta in nessun libro, che non era scritto in nessun'altra biografia, ecco. E da lì è cominciato il mio, diciamo, la mia Che cos'è che ti devozione. ha, ecco, che cos'è che ti ha appassionato? Adesso aspetta che facciamo vedere ai nostri amici chi non conosce questo Questo testo, testo. sì. Questo testo scendo. Sì, questo testo io quando lo lessi, sai, è un autore che è vissuto, Rudolf Steiner, nel 1861 fino al 1925. Allora, quando leggi questi libri di autori che non ci sono più, che sono già trapassati, pensi che sia morta anche con lui la tradizione. Quindi c'è stato un periodo in cui c'era questa tradizione, ma adesso non c'è più, ecco. Invece poi mi informai che dietro a questa figura di Rudolf Steiner c'è tutta una sorta di movimentazione mondiale che si occupa tuttora di vicende e di partecipazioni notevoli. Per esempio, scoprì che esisteva la medicina omeopatica legata alla Veleda e alla Vala, tuttora esistevano le scuole steineriane, esisteva l'agricoltura biodinamica, l'arte, l'arteterapia, la filosofia e tutto ciò che ha a che fare con l'arte, con la pittura, con la scultura, con la musica. Vi erano tante branche e a capo di queste vi è un'istituzione che si trova ad Hornach, in provincia di Basilea, nella Svizzera superiore, che si chiama Goetheanum, dove appunto è la sede della scienza dello spirito. E mi iscrissi, cominciai a partecipare, fino a che a Bologna incontrai un gruppo di persone che studiavano antroposofia, che sono ancora lì. E diciamo dal 95 fino al 2003 studiai attraverso di loro, ecco, anche andando al Goetheanum diverse volte, e cominciai a lavorare sui testi della scienza dello spirito, che sono tanti, perché Steiner ha tenuto nella sua vita circa 6.000 conferenze. Era quello il suo lavoro, la sua missione. E ci sono una trentina di libri che lui ha scritto di suo pugno, diciamo, non soltanto per quanto riguarda l'indagine dei mondi spirituali, perché Steiner in realtà è un chiaroveggente, è un iniziato, che racconta e cerca di racconta le sue percezioni. Non è una filosofia quella di Steiner, non è un presupposto, non è forse sarebbe così, potrebbe, no. Lui ci racconta, secondo la sua percezione spirituale, come sono ordinati e come si presentano alla coscienza chiaroveggente di un certo livello, un cervello che lui aveva raggiunto, che è quella appunto potremmo dire, la facoltà intuitiva, la facoltà ispirativa e la facoltà immaginativa. Senti, Tiziano, comunque Steiner ovviamente era legato alla teosofia, no? Sì, inizialmente lui Alla Blavatsky. sì, diciamo, lui nasce come chiaroveggente, da bambino lui vede qualcosa che gli altri non vedono, però cerca di fondare in sé una scientificità di quello che sta facendo. Tanto è vero che pur non essendo una famiglia nobile, riesce a studiare con le sue forze e lavorava per studiare e acquisisce addirittura tre lauree, una laurea in storia, una laurea in scienze naturali,
nostra biologia, potremmo dire, e in filosofia. Con queste tre lauree entra poi a far parte della società teosofica, qui Annie Besant, a quei tempi era la presidente, diciamo, della teosofia inglese, ecco, soprattutto. Lui lavora per quanto riguarda la sezione tedesca e dirige dei gruppi di teosofia fino più o meno al 1912-1913. Poi dopo vi è una scissione proprio a causa di queste divergenze fra il suo concetto di cristianesimo di religione, ecco. Steiner crede, e ovviamente lo crede chi anche lo segue, che Cristo non sia un avatar, ma sia in realtà un'entità che viene chiamata il figlio di Dio, attraverso cui scorre non una religione, ma un fatto cosmico che ha portato nell'uomo quella che è la coscienza. Cosmico. Scusami Tiziano, perché è andata via la voce, è un fatto cosmico. Un fatto cosmico, cioè non vede il cristianesimo come una religione, sì. Non la vede come il buddismo, come cioè l'induismo, l'islamismo, in cui c'è una religione, no. Lui vede il cristianesimo come una sorta di forza che si è inserita nell'uomo ed è diventato un elemento costitutivo, cioè come se il Cristo fosse una parte dell'uomo in evoluzione. Adesso è ovvio che è un po', non si può parlare così, però... Riprende il concetto che noi siamo delle scintille divine. In qualche... Sì, certo, è come se portasse questa consapevolezza di luce. La luce dell'io è questa scintilla, ecco. E quindi tu hai fatto tutti questi tuoi studi, perché adesso quanto è? Sono 20-30 anni che insegni antroposofia? Allora, la mia attività è iniziata nel 2005, 2004-2005, per quanto riguarda l'insegnamento a Stella Maris e anche la divulgazione. Io tengo tanti seminari, tante conferenze, più o meno ne ho fatte circa 600 fino adesso, di te, seminari di una giornata, non soltanto di una serata. E ci tengo a fare questo lavoro perché è una grande passione, ecco. Comunque dal 2004 più o meno che faccio questa attività, ecco. Senti, ma com'è che arriviamo un po' al tema di questa sera, no? Degli accordare, no? Ecco, le nostre anime, ecco. Quindi dovremmo iniziare dalla musica, da che cos'è la musica, certo. Nella tua visione. Voglio dire, è sempre una visione, ricordiamo i nostri amici che ringrazio, che non ho ancora salutato bene, ce ne sono già tanti, gli amici in rete che ci stanno seguendo, grazie a tutti e benvenuti a tutti, se avete delle domande da fare approfittatene e me strada facendo, io intanto guarderò le vostre domande e le riporterò al nostro ospite. Grazie a tutti, ecco, vi saluto tutti singolarmente anche se non riesco a farlo, così guadagniamo del tempo. Andiamo a vedere quindi che cos'è la musica secondo un'interpretazione antroposofica. Sì, è ovvio che diciamo parliamo di qualcosa per cui sono maggiormente predisposto, diciamo in questa incarnazione terrestre mi sono scelto una corrente ereditaria in cui vi sono dei portatori di un orecchio musicale e attraverso cui mi sono come fatto strada nella vita cercando di portare il mio contributo, soprattutto connotandolo attraverso l'esperienza musicale. Rudolf Steiner dice che noi siamo musicisti in questa vita non perché lo fummo in un'altra, ma perché abbiamo in noi delle forze che abbiamo voluto esprimere attraverso una certa configurazione dei nostri canali semicircolari dell'orecchio, che sono parte di una famiglia. Infatti nella mia famiglia, da parte di mia madre c'erano tre musicisti, no? Tutti, se non li ho conosciuti, erano i miei zii, no? E quindi ho scelto questa corrente proprio per poter veicolare la forza. In realtà, chi fa il musicista in questa vita, in un'altra vita è molto probabile che si intendesse di numeri, cioè di fosse un matematico o un fisico, o comunque qualcuno che aveva a che fare con quello che è la geometria, con quello che è qualcosa di numerico. Ecco, perché c'è una relazione quindi tra la sì. musica e la geometria. E sì, la musica come il suono non è un'opinione, cioè non si può la musica, cioè chi suona la musica senza avere una costruzione matematica in realtà fa confusione,
Cioè, la musica è una perfezione numerica, cioè tutti i suoni, adesso ovviamente chi non sa la meccanica della musica non sa che un suono è una frequenza, no? Quando noi ascoltiamo un La, per Adesso lo esempio. chiediamolo, cioè tu sei così bravo, così i nostri amici No, no. No, possono. certo, c'è. Cioè, tra l'altro questo fa parte proprio della natura del suono. E sapete che si dice che il mondo è stato creato attraverso la parola, attraverso il suono, perché la parola è il suono. Però se noi andiamo a vedere che cos'è la parola, che cos'è il suono, noi scopriamo che per poter produrre un suono ci serve una vibrazione. Qualsiasi cosa che è suono sulla Terra proviene da un'oscillazione, da sfregamento, da un movimento. Anche la nostra gola, o la chitarra, o il pianoforte, è un'oscillazione di qualcosa che crea un attrito nell'aria, e il suono si può ascoltare perché c'è l'aria, perché sennò non si sentirebbe. Se andiamo sulla Luna non si sentono suoni. L'attrito che di un certo movimento, che può essere elastico, questo smovimento che noi chiamiamo attrito, diciamo, nei confronti della struttura molecolare dell'aria, produce il suono. Poi, dopodiché, il timbro, che è invece la natura dello strumento che lo sta producendo. Però, se vogliamo mettere in relazione il suono con la creazione, quindi con la parola, sapete che sono bellissime parole in cui ci viene detto: in principio era la parola, Era il la verbo, parola era presso era il Dio. verbo. Certo, e spesso viene tradotto. La parola in realtà in greco viene detto in principio ere logos, Era il logo. enarche ena, enarche ena logos. E questo è logos, viene tradotto in parola, verbo, in azione. Può avere tanti significati, però quello più ovvio potrebbe essere proprio suono, potrebbe essere musica, potrebbe essere movimento. E quindi Quindi quando vibrazione. vibrazione, sì, si potrebbe anche dire così, in principio fu la vibrazione. E questa vibrazione viene manifestata nel Genesi, quella che io adesso sto citando è il prologo di Giovanni, no? Però nel Genesi, nel primo libro della Bibbia, se ricordate, il mondo viene creato perché Dio pronuncia la parola, sia la luce. Sì. Ovviamente questa sia la luce non è stata una parola vocale, è stata una vibrazione, qualcosa che si è come espresso, si è cominciato a configurare. L'immagine che sta nel DA è quella di pensare a un punto in cui tutto è concentrato in quel punto, e quel punto è la forza del padre. Il padre irraggia con la volontà una vibrazione. Questa vibrazione fa vibrare tutto il sistema fino a creare quella che è, per esempio, la Via Lattea. La Via Lattea è frutto di una vibrazione, ovviamente divina. Nei milioni di anni, nei miliardi di anni, questa vibrazione si è andata come piano piano a cristallizzare. Ad esempio, nella tradizione ermetica si narra anche lì di una creazione dal suono e si dice: e Dio pronunciò una parola e dalla sua voce si sostanziò una bellissima donna. La sua testa divenne il cielo, il suo seno i pianeti e il suo ventre la terra. Ovviamente è un'immagine chiaroveggente, però anche da lì si vede come la parola diventi qualcosa, diventi creazione. Come se la creazione fosse una donna, ecco. In realtà la Tu creazione è hai, la manifestazione. sì, devo dire che cioè, se guardiamo, io ho visto questo tuo ultimo libro che hai fatto, Sì. che sì, molto interessante, che adesso facciamo vedere ai nostri amici, che Sì. si intitola appunto La musica perduta, c'è questa bella donna Sì. rappresentata e quindi cioè, è un po' il simbolo di quello che tu hai detto, una sintesi di quello che tu hai detto adesso. Sì, diciamo che il logos al femminile è la parola al femminile, perché la parola è femminile, no? E anche se noi immaginiamo il logos come maschio ed è una parola che può sembrare maschile, invece in realtà la creazione, cioè la forza che crea il mondo, la vita universale, la parola creatrice è femminile. Quindi l'aspetto della vita è femminile. E
quello che nel libro viene vista come... Adesso, questa immagine in particolare, in realtà io l'ho ispirata, perché l'ho presa da un'immagine molto antica che raffigurava Saffo. Ricordate la poetessa Saffo, no? Esiste un'immagine di Saffo che è similare, da cui ho ripreso... Poi c'è stato un pittore che l'ha ridipinta alla luce di quell'immagine. Però questa immagine un po' malinconica, che aspetta, no? Che è in attesa, che qualcuno venga a suonare, che qualcuno gli dica cosa deve suonare, come se fosse sospesa questa creazione, come se attendesse il musicista, attendesse il compagno, colui che insieme a lei può suonare. Ecco, nel testo, se posso accennarlo brevemente, questo testo in realtà è una biografia, mia biografia, e doveva rimanere tale. E quando io ne parlai con l'editore, gli dissi: ma guarda, io ho una biografia, però non è che ci tenga tanto a metterla, perché è una cosa riservata. E lui mi disse: ma perché non provi a portarla come un romanzo? Casomai cambi le persone, i nomi, e ne viene fuori qualcosa di interessante, no? E io l'ho un po' stravolta, nel senso che ovviamente le cose che si leggono nel libro fanno parte del mio percorso. Ci sono anche io nel libro, adesso non dico chi sono perché sennò è come se svelassi l'assassino, no? Invito a capire Però questo rapporto tra l'uomo e la musica e l'origine, insomma, in qualche modo c'è un fil rouge di quello che noi stiamo affrontando questa sera, no? Per assolutamente. cercare di appunto guidare un po' i nostri amici che stanno seguendo, cioè questa musica, questo suono, questa vibrazione da cui noi arriviamo, no? Cioè, Certo, in un certo. contesto Sì, nel universale. libro è proprio il tentativo, senza adesso entrare in merito proprio al racconto, però in realtà la panoramica del libro viene a esprimere un tempo in cui praticamente dovremmo andare indietro di non so quanti miliardi di anni, perché noi crediamo che il mondo sia nato quando è diventato fisico, cioè il Big Bang, 15 miliardi di anni. Invece in realtà se studiamo l'antroposofia e studiamo il testo Scienza Occulta, Steiner ci dice che prima della fisicità, cioè prima di 15 miliardi di anni fa, vi sono state altre tre evoluzioni, un'evoluzione eterica, una astrale, una spirituale, una condensazione, diciamo, di tre livelli, nella quarta, qui ci troviamo, si è come condensata a livello fisico. Quindi in realtà la creazione è cominciata molto prima. Cioè Mosè, quando ci racconta la creazione del mondo, ci parla della creazione fisica, non ci parla di quello che è accaduto prima. È come se la scienza ignorasse completamente che noi non proveniamo dalla solidità, ma proveniamo dalla vita. Noi sappiamo, per esempio, che molte pietre che ci sono adesso provengono da elementi organici che si sono solidificati. Anche il carbone stesso una volta è stata una pianta, il calcare una volta sono stati gusci. Quindi noi stessi come esseri umani non siamo provenuti dalla materia, ma siamo provenuti da una condizione spirituale. Ecco, partendo da questa condizione spirituale che ci porterebbe molto lontano a Però ritracciarla, già ci basta. sicuramente, Tiziano, sicuramente è molto importante che la mente, in qualche modo, la mente dell'uomo, riesca in qualche modo ad avere una visione un po' più espansa di quel Sì. che siamo, e quindi, cioè, voglio dire, non siamo sì materia, ma in qualche modo siamo siamo precipitati, ecco, no? In qualche modo. Siamo piano piano giusto precipitati in una condizione che prima era archetipa, ideale, Sì, per no? Io a essere volte dico, prego, prima no. io a volte dico che una volta si parlava che si parlava delle dee, esistono le dee, no? Adesso le dee sono sparite, ma al posto delle dee ci sono le idee. Cioè, come se una volta si era consapevoli che ciò che adesso è un'idea in realtà fosse un essere vivente. Anche musica nel libro non è qualcosa di astratto, non è la musica che si ascolta, è una dea. È un essere che puoi incontrare e puoi rapportarti come se fosse un'individualità.
Lo stesso vale per tante cose, per i concetti universali come quelli di giustizia. Esiste la dea della giustizia, esiste la dea della bellezza. Sapete, tutte queste immagini greche, in cui ci viene in mente Venere, ci viene in mente Afrodite, ci viene in mente Giunone, Zeus, erano in realtà quelle che una volta si rapportavano con noi in termini di individualità spirituali, e con le quali noi abbiamo vissuto realmente. C'è stato un tempo in cui noi, non dico che camminavamo insieme alla bellezza, che camminavamo in mezzo, insieme alla gloria, insieme alla giustizia, alla verità, alla fratellanza, ma eravamo in comunione con questo mondo. Ecco, noi abbiamo perduto, come giustamente dicevi tu, ci siamo come materializzati, siamo scaduti, ovviamente non per una punizione, ma per un progetto, abbiamo perso questa comunione, questa unità col mondo spirituale, con questo mondo delle idee, il mondo delle idee, potremmo dire, invece che il mondo delle idee, il mondo delle idee, e siamo adesso in una dimensione di cui in realtà non abbiamo nessuna reminiscenza. Abbiamo dei presentimenti, abbiamo delle facoltà e abbiamo dei desideri a cui non sappiamo corrispondere, ma tutti siamo in realtà provenuti da questa esistenza. E se vogliamo capire e farci aiutare, lo possiamo fare attraverso la musica, perché la musica è fra le arti, no? Diciamo che tutte le arti in realtà sono sorte come surrogato della perdita del mondo spirituale. Cioè io, musicista, l'artista, il pittore, lo scultore, il poeta, perché pratica un'arte? Perché quell'arte supplisce a un contatto che una volta era vivente. Una volta io vivevo con il do minore, con l'armonia, con il sentire del cosmo, con i colori sfavillanti, con la radianza, col profumo, con l'odore del mondo spirituale. Tutto questo è perduto. E noi abbiamo inventato le arti, o ce le hanno date le arti, per poter come compensare qualcosa che adesso non c'è più. Per Oppure può questo essere nell'amore. stata una via, no? Tiziano, voglio dire, può essere, come dire, l'arte diventa un antico baluardo di quelle che erano le nostre origini. Sì, certo, sono anche al contempo dei surrogati, ma sono anche delle vie per poter ripercorrere quella via, cioè io posso ricollegarmi, In qualche certo. modo recuperare quel Sì, qualcosa sì, sì. che abbiamo perduto, ecco. Questo non ci fa capire. Noi sappiamo quanto è importante l'arte, quanto ci faccia elevare l'arte. La missione dell'arte è proprio quella di farci elevare. Una volta si faceva più arte di adesso, più di quanto si fa. Adesso si lavora molto con la mente, una volta si lavorava molto con l'arte. Le città erano piene di monumenti, di dipinti, di affreschi, perché in realtà era quella l'educazione dell'umanità. L'umanità veniva educata attraverso la bellezza, attraverso la trascendenza, ecco. E adesso abbiamo perduto, adesso la nostra via è diventata diversa. Ci vorremmo entrare nel mondo spirituale usando un'altra facoltà, ma non è che sia abolita l'arte. C'è una domanda, stiamo cominciando a guardare, ci sono domande che arrivano, Sì, prego. così interrompiamo un po' e poi ritorniamo al nostro argomento. Sì. Monica, c'è Monica Bresciani che ci chiede, ma in base a quello che ha detto di Dio, come ci dobbiamo rapportare a lui nel modo migliore secondo Steiner? E parla di Dio? Sì, Sì. come rapportarsi a Dio secondo... Ecco, Ne Dio è vuole una parola molto dire piccola, ma molto grande, nel senso è difficile trovare una risposta a questo, cioè dire, qualificare Dio come qualcosa o qualcuno, un'essenza con la quale poter comunicare direttamente. Esiste proprio un piano di gerarchie, di livelli a cui non è possibile evitare di non accedere, ecco. Diciamo che abbiamo una fortuna. C'è stata una manifestazione di Dio sulla terra di cui ho accennato all'inizio, che si chiama Logos, che si chiama Cristo, e attraverso cui è possibile sicuramente mettersi in relazione con quello che noi chiamiamo il Dio dell'universo.
Io ho le vertigini quando penso a questa parola Dio, perché a noi ce n'è data una rappresentazione che è simile a un uomo barbuto, a uno che sta sulle nuvole, a uno che crea un Adamo, no? E quindi ci siamo fatti una raffigurazione molto minimale, diciamo, di questo essere. Se volessimo farci una rappresentazione di questo essere, noi dovremmo cercare di dire Dio non è la terra, Dio non è l'uomo, Dio non è il cielo, Dio non è il cosmo, Dio non è l'universo. Se noi diciamo all'infinito non è, non è, non è, allora riusciamo a capire cos'è Dio. Quindi soltanto con delle negazioni possiamo riuscire ad affrontarlo, perché Dio non è niente di tutto questo. Questo lo dico perché noi dobbiamo per forza andare a cercarlo in una forma. Come fare per rapportarsi, diciamo, è una signora che chiede questo, vero? Come si chiama? Si chiama Monica. Monica Bertone. Ecco, Monica. E c'è la possibilità di mettersi in relazione con il Dio attraverso il proprio angelo, attraverso il proprio custode. E tutte le volte che si fa una relazione con il divino si parte sempre attraverso la gerarchia dell'angelo e l'angelo a sua volta si rivolge verso il mondo spirituale. L'angelo ha il potere però di parlare anche con il Cristo stesso, che non è un angelo, ma è parte della divinità, potremmo dire è la seconda persona della Divina Trinità. Allora sì, è possibile un dialogo con Cristo, ma un dialogo con Cristo non è un dialogo con un essere soltanto fuori dal cosmo, è un'entità che realmente sulla Terra si è fatto uomo e conosce l'essere umano. E questa possibilità non ce l'hanno le gerarchie, non ce l'ha il padre, non ce l'ha l'arcangelo. Cioè, questa possibilità di relazionarsi è di mettersi in contatto. Quindi io a Monica suggerisco di approfondire la figura del Cristo, soprattutto, perché è l'unico essere che può, con cui noi possiamo rapportarci da un punto di vista umano. Ecco. Sì. Non è una risposta, lo so, no, che... No, ma credo che... Sì. E tra l'altro io penso anche questo, che sicuramente la mente dell'uomo non ha la possibilità di poter contenere il pensiero di Dio, di chi sia Dio, nel senso che siamo più piccoli, no? Quindi non, per poter comprendere, quindi prendere dentro la mente dell'uomo, quindi qualcosa che stia dentro la mente dell'uomo, non è possibile, ecco, no? Rappresentare. Cioè io questa, sovente faccio questa riflessione, perché comunque penso che sia molto utile la consapevolezza del limite del pensiero umano, no? Cristiano. Sì, sì, sì. Certo, noi siamo degli esseri limitati e non possiamo spiegare alcune cose che vanno al di là delle nostre possibilità, delle nostre limitazioni. Il concetto di universo, il concetto di infinità, di immortalità, sono progetti che noi non riusciamo a comprenderli, ma finché siamo in un corpo. Perché se noi avessimo la possibilità di uscire dal corpo, di pensare non usando il cervello, allora questi enigmi si scioglierebbero e apparirebbero come le cose più semplici e naturali della vita. Soltanto che noi giudichiamo tutto partendo da questa limitazione, che è quella cerebrale. Certo. Il pensiero non è il cervello. Il cervello è un bellissimo congegno, che però non è il cervello, cioè non è il pensiero. Cioè il pensiero si affaccia sul cervello e può manifestare quello che è possibile. Così come quando noi ci specchiamo, vediamo la nostra faccia, non pensiamo che lo specchio crei la nostra faccia, no? La nostra faccia esiste a prescindere dallo specchio. È lo stesso modo è il pensiero nei confronti dello specchio. Il pensiero esiste al di là dello specchio, ma per poter essere cosciente di sé deve come specchiarsi. E allora sappiamo di cosa stiamo pensando. Se non avessimo un cervello, noi non sapremmo di stare pensando e quindi saremmo come dissolti in un'atmosfera di inconsapevolezza. Ovviamente, però partecipare a questo cervello ci crea dei limiti. Quindi un'altra nostra amica, Pat sì. Ti dice, per sì. Tornare un po' sul tema della musica, dice: buonasera Tiziano, secondo lei buonasera. Può essere
Secondo lei può essere vera la storia che il si bemolle sia il suono dell'universo e se c'è una relazione tra la frequenza 432 Hz e le nostre cellule? Grazie mille, Patrizia. Sì. Sì, adesso diciamo, di questa tematica legata appunto ai 432 Hz, e ne parla anche Steiner, anche se lui non si riferisce a 432 Hz, ma si riferisce proprio al fatto che c'è una frequenza tipica per ogni evoluzione. Per esempio, nella fase terrestre che stiamo vivendo noi, vi è una relazione con il pianeta Marte. Il pianeta Marte emette, secondo Steiner, una frequenza che è attorno ai 100, dai, fra i 108 e i 112 Hz, cioè vibrazione, Hz significa vibrazioni a secondo. Ecco. Ecco, se noi prendiamo questa frequenza e la raddoppiamo, troveremo che questi 108 Hz vanno, è un Do, 108 Hz, e vanno a creare nell'ottava ulteriore il La a 432 Hz. Quindi in realtà lui dice il 432 Hz sono la frequenza che aiuta lo sviluppo dell'uomo. Quindi è qualcosa che fa parte proprio della Terra, cioè più che la frequenza dell'universo è collegata con la connessione vibratoria che abbiamo a livello cellulare all'interno proprio del nostro essere. E questo c'è, per dire anche ai nostri amici che comunque ascoltare la musica con quella vibrazione lì, 432 Hz, sicuramente è una vibrazione che può aiutare a far star bene. Sì, è agevole ascoltare la musica intonata. Prego. Diverse persone, no? Adesso abbiamo diversi musicisti che compongono musica 432 Hz. Quindi Sì, questo può aiutare. certo. Tu che Sì, sei sì, sì. Assolutamente, sì. Anche io stesso, quando ci sono molte composizioni che ho fatto, riguardo proprio anche alle sfere planetarie, che mi riferisco all'intonazione della 432 Hz, ecco. È proprio un numero multiplo che è tipico dell'essere umano, ecco. adesso ce le spiegherai, queste tue sfere che sono molto, molto interessanti. Volevo ancora Sì, parlare, ancora stavo guardando, cioè la musica mi permette di esprimere questa parola, è proprio Stairway to Heaven, non avevo capito, non leggevo bene, sì, certo. Ma la creazione, dice Paolo Monti, ma la creazione, come la dice Steiner, vale per l'uomo terrestre oppure per tutti gli umanoidi e extraterrestri? sì. Sì, lo so che la mente umana si va per forza a fare questi pensieri perché ovviamente vogliamo abbracciare tutto, ecco. Ecco, ci sono, e senza nulla togliere, perché è una domanda importantissima questa, però quando arrivano queste domande, a volte non è tanto che non esista la risposta, è che a volte viene posta in modo particolare la domanda, no? Quindi più che trovare una risposta, è difficile trovare il modo di fare la domanda, perché uno potrebbe dirsi, ma questa evoluzione riguarda solo l'uomo o riguarda anche le gerarchie? Se vogliamo chiamare le gerarchie extraterrestri va bene. No, noi potremmo dire che tutto si evolve, non si evolve solo l'uomo, e anzi, tutto è interdipendente, cioè la mia evoluzione permette l'evoluzione o l'involuzione di altre entità. Io posso far evolvere il mio essere angelico, o posso farlo decadere il mio essere angelico. Stessa cosa possiamo farlo col mondo animale, col mondo vegetale, possiamo fare decadere tutto, possiamo fare elevare tutto. E quindi in realtà non c'è un'evoluzione primaria diretta solo verso l'uomo, va tutto il cosmo in evoluzione. Perché? Perché il cosmo è un organismo e quando un organismo si evolve, non si evolve solo il fegato o soltanto il cuore, si evolve tutto l'essere di cui ne facciamo parte. È come se in realtà il cosmo, diciamo, la parte del cosmo in cui noi viviamo, perché l'universo è un po' grande, no? Diciamo la Via Lattea è costituita in realtà come da 10 parti di un organismo, 10 organi, che fanno parte di quello che è il corpo della divinità. Come se noi stessi abbiamo un corpo suddiviso in 10 parti.
vi è una parte che si chiama cherubini, una parte che si chiama serafini, troni, kiriotetes, dynamis, exousiai, arcai, arcangeli, angeli e alla fine gli uomini. Ecco, ogni essere fa parte di questo organismo. La divinità si esprime come unità attraverso questo 10. Si può esprimere? Prego. Aspetta, io ho un'immagine che vorrei farti vedere. Questa, di quella di cui tu parli? Sì. Sì? Aspetta che... Sì, si può vedere questo. Questo è il sistema del cosmo, sono i pianeti. Steiner dice praticamente che ogni pianeta, non soltanto il pianeta, ma diciamo l'ambito orbitale, sapete che ogni pianeta gira intorno al Sole, descrive un'ellittica. Se noi per esempio immaginiamo Saturno, che è quello molto lontano, compie un'ellittica lunghissima intorno al Sole, no? E il regno di Saturno non è il pianeta Saturno, ma è l'immensa sfera che viene creata dalla circumnavigazione appunto di Saturno. All'interno di questa sfera che ha per fuoco il Sole ci sono gli esseri di Saturno, e questi vengono chiamati gerarchia dei troni. Poi su Giove, che descrive anch'esso un'altra orbita, ci sono entità che vengono chiamati spiriti della saggezza, che si chiamano anche Kiriotetes. Su Marte vi sono entità che vengono chiamate Dynamis o Virtù. Sul Sole stesso ci sono entità che vengono chiamate Elohim o Exousiai o Spiriti della Forma. Poi abbiamo entità che appartengono invece alle Arcai, agli Arcangeli, e fino arrivando sulla Luna ci sono gli Angeli. Sulla Terra vi sono gli esseri umani. Ecco. Quindi è come se queste nove gerarchie, esistono altre due gerarchie che sono i cherubini e i serafini, le quali lavorano invece dalle costellazioni. Quando noi guardiamo le stelle, in realtà guardiamo una formazione di cherubini, e tutte queste forze che nell'antichità venivano annoverate fra quello che è l'astrologia esoterica, sono le forze che governano il sistema solare e sono forze viventi, sono forze che hanno una loro coscienza e sono forze che dialogano fra loro in una metodologia particolare. Pitagora le chiamava il suono dell'armonia delle sfere celesti. Le sfere celesti sono i pianeti. Il suono è il canto, potremmo dire, sono i dialoghi che da una gerarchia all'altra vanno per dialogare riguardo alla configurazione del sistema cosmico, fra la gravitazione, fra la vita, fra l'elettricità, fra tutto ciò che è energia e movimento all'interno del sistema solare. Sono forme, diciamo, coscienti di sé, che non hanno nulla a che fare con umano, potremmo chiamarle anche forze extraterrestri, non hanno astronavi, ma hanno una coscienza e una consapevolezza di partecipare come suonatori, io potrei dire, di un'orchestra cosmica in cui ognuno svolge un ruolo e suona uno strumento. Come se vi fossero realmente 10 palcoscenici, un palcoscenico sulla Luna, uno su Marte, uno su Mercurio, e ogni palco è suonato da una gerarchia diversa. Per esempio sulla Luna potremmo immaginare gli angeli che suonano i flauti, sono immagini, non dico che, non prendetemi con immagini reali. Su Venere, per esempio, ci sono entità che si chiamano Arcai, che sono l'oboe. Su Mercurio ci sono entità che si chiamano arcangeli, arcai e arcangeli. Sul Sole e su Marte e su Giove ci sono entità che suonano uno strumento arco, violini, violoncelli. E su Saturno suonano timpani. Nelle costellazioni invece troviamo entità che suonano elementi più sottili, come per esempio le trombe, come le arpe, come le chitarre. Ecco, tutto questo ci riconduce alla Terra. Anche sulla Terra c'è un palcoscenico vuoto. Ecco quello che volevo chiederti. Che aspetta di essere suonato. Che aspetta però di essere riempito. Ma dove sono i suonatori? Appunto. Sono qui, che non stanno imparando a suonare. Non sanno ancora suonare. Non sappiamo suonare. Cosa vuol dire imparare? Sì, cosa vuol dire imparare a suonare? Vuol dire liberarsi dei limiti
e imparare a fare qualcosa che non si sa ancora fare. Imparare a suonare bisogna sottomettersi a una disciplina, perché sennò non si suona. Non è impossibile suonare se non impari a suonare. E noi siamo qua ad imparare a suonare uno strumento particolare. È uno strumento capace di emettere amore e libertà contemporaneamente. Saremo capaci di suonare Partiamo. questo strumento? Questo è un argomento molto importante per tutti, amore e libertà. Sì, certo. L'amore e la libertà sono due qualcosa. È qualcosa di opposto, cioè l'amore è a desiderare, condividere, stare con l'altro, avere bisogno dell'altro. Abbiamo visto come in questa emergenza che abbiamo vissuto quanto siamo esseri d'amore, quanto sì, vogliamo essere liberi, però abbiamo bisogno di vivere con gli altri. Senza gli altri siamo morti, non esiste la vita. La condivisione è la base dell'essere umano. E oppostamente, e abbiamo la libertà che invece non dipendere da nessuno, fare tutto in autonomia e non avere bisogno di nessuno. Com'è possibile che queste due cose siano il futuro dell'uomo? Come faremo a essere liberi di amare? Ovviamente essere liberi di amare vuol dire che io non ho gelosie, che non ho dipendenze, che non ho attaccamenti, però che appartengo all'altro. E che lo amo al di là di quello che lui mi può dare. Abbiamo detto poco, no? Abbiamo detto un esercizio su cui ci si sta su anche più vite. Sì, infatti, diciamo, è quello però lo scopo. Che ci piaccia o non ci piaccia, noi dobbiamo diventare esseri dell'amore e della libertà. Ma vedete, se voi cercate di analizzarvi, senza amore e senza libertà, voi non siete nulla. In questo periodo abbiamo sperimentato tutte e due le cose. Perché la lontananza ha Sì. fatto rimanere senza amore, il fatto di non Sì. poterci muovere ci ha fatto restare senza la libertà. Quindi abbiamo fatto un esercizio che per tanti, diciamo che ha Sì. sortito degli effetti positivi, per tanti altri invece. Ma io penso che siamo stati premiati, anche se ambizioso. Io già a metà aprile, quando eravamo proprio nel buio totale, io ho sentito un vento di resurrezione, siamo stati riconosciuti. Io penso che in una nazione, se almeno 10 persone sono cambiate, questo è basta la pena per poter avere in dono questa liberazione da ciò che abbiamo chiamato l'emergenza, ecco. E quindi, tra l'altro, adesso arriverà il 21 giugno, in cui ci sarà un evento particolare, ci sarà questa Volevo eclissi. chiedere, cosa mi dici del 21 giugno? Sì, il 21 giugno io avevo sempre, ne ho parlato appunto quando eravamo a metà aprile, che quella avrebbe segnato la fine dell'emergenza, nel senso che lì sarebbe proprio scomparso completamente il problema. E ovviamente a quei tempi sembrava di essere dei visionari pazzi, di qualcuno che additava qualcosa di impossibile. E tuttora c'è chi pensa che sia impossibile, eh? Diciamo che io penso che ci stanno premiando, diciamo, e quindi questo premio che riguarda una minima parte dell'umanità. Sapete che ci si narra, per esempio, non so se ricordate quell'episodio della Bibbia in cui della distruzione di Sodoma e Gomorra, no? E in cui c'è Abramo che intercede con Dio dicendo: ma non vorrei mica distruggere tutta la città, ma se ci fossero 50 persone buone, tu la distruggeresti anche se ci sono 50? No, non la distruggerei. E se fossero 40? No. E arrivano a 10, anche se ci saranno 10 persone, non distruggerò Sodoma e Gomorra. Però, ahimè, c'erano soltanto due persone buone a Sodoma e Gomorra. E quindi alla mattina fanno scappare appunto Lot e la moglie, perché sono i buoni. E sapete la storia di Lot, che con la moglie che si pietrifica girando, no? E quindi io do per scontato che noi italiani, almeno 10 sono cambiati, 10 hanno preso la via della risoluzione. Questi 10 hanno salvato l'Italia. E questo accade per ogni nazione, per ogni posto, diciamo, se ci saranno 10 in ogni località retta da un arcangelo, perché noi dobbiamo sapere che
Una nazione non significa solo nazione, significa entità arcangelica, linguaggio che parla, quindi ispirazione di un arcangelo. Se vediamo l'Europa, vediamo tanti arcangeli. Se vediamo il mondo, vediamo tanti arcangeli. E il riferimento è sempre nei confronti di questa entità. Se l'entità valuta che vi è stata una risoluzione, ovviamente c'è un ritorno dal punto di vista cosmico. E io sono fiducioso che noi l'abbiamo ottenuto. Ecco. Siamo riusciti a cambiare. Alla faccia di tutti quelli che ovviamente invece dicono che ci sarà una tragedia incombente. No? Anche questo tuo ottimismo, Tiziano, è molto bello. Senti, sì, ma tra l'altro tu prima hai accennato quindi ai pianeti. C'è Lucia, una nostra amica, la nostra amica Lucia, che dice: ma Steiner si è interessato anche dell'astrologia come mezzo di conoscenza dell'essere umano? Sì, io non ho scoperto Steiner soprattutto quando comincio a parlare delle gerarchie spirituali e le metto in relazione con un'astrologia che diventa vivente, perché in molti, insomma, non in tutti i casi, ma in molti casi l'astrologia viene vissuta come qualcosa di astratto, come delle forze impersonali che emanano da delle radianze planetarie. Steiner invece rende vivente, dice: dove c'è un pianeta vi è una gerarchia, vi è un'intelligenza cosmica. E quindi quando noi parliamo delle qualità di influenza di una determinata direzione cosmica, noi ci rivolgiamo sempre a entità divine. Quindi i pianeti, ciò che viene chiamato astrologia, in realtà è il regolatore karmico, il regolatore del destino. Se vuoi, poi dopo accenniamo appunto a questo fatto che il libro parla di questa accordatura e scordatura col destino legata proprio adesso un po' alla volta alle sfere celesti. Un po' alla volta ci stiamo arrivando. Sì. Questo concetto dell'accordatura e della scordatura, che è molto 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 interessante. Sì. Vuoi dare tu là a questo tuo... Sì, adesso voglio dare un esempio concreto, perché adesso a me piace sempre entrare, non semplificare, perché la scienza dello spirito è una scienza complicata dal punto di vista, e semplificare non è la parola giusta, cercare di dare un'immagine che possa essere comprensiva. Allora, prima di tutto noi dobbiamo pensare che quando noi veniamo sulla Terra abbiamo dei problemi di orientamento, e non solo dei problemi di orientamento, prima di tutto non sappiamo, non ci vengono date delle istruzioni per l'uso, no? Se non ce lo danno i nostri genitori, ce le consegna il mondo, però noi non sappiamo qual è il motivo del perché noi siamo nati, qual è il nostro ruolo, non lo sappiamo, no? E poi, ahimè, durante la vita capita anche che ci ammaliamo, no? Che ci arriva un colpo di destino, che ci arriva un incidente, che ne rimaniamo delusi. C'è chi parla di questo come affidandosi al fatto, al caso, alla casualità. C'è invece chi parla di esoterismo, di destino. Ecco, è importante sfatare un po' questa immagine. Allora, il caso, secondo l'esoterismo, è il nome laico di Dio. Non esiste il caso. Però non è neanche vero che il caso è qualcosa che ha a che fare con qualcosa che non si può cambiare. Cioè il destino, noi pensiamo, ah, allora se è destino è scritto e quindi non si può cambiare. No. Perché esiste anche un destino che si può cominciare a scrivere da adesso. Cioè io ho un destino scritto, adesso cercherò di mostrare come si scrive il destino e come ci si scorda del destino e ci si ammala, perché vedrete che proprio perché noi ci scordiamo, sapete questa bella parola, scordarsi vuol dire due cose, vuol dire stonarsi, scordamento, e vuol dire dimenticare. Quindi vedrete che ci sarà un legame fra ciò che non siamo riconosciuti di noi stessi e ciò che abbiamo dimenticato, che si manifesta poi in una patologia. Ecco, noi quando siamo sulla Terra non sappiamo nulla di tutto questo, ed è una grande libertà, perché noi siamo sulla Terra proprio per scoprire il motivo del perché siamo sulla Terra. E se noi sapessimo, avessimo una sorta di mappa di viaggio e sapessimo tutto quello che dobbiamo fare, noi saremmo come agevolati sicuramente nella vita,
ma non avremo la possibilità di scegliere. E quindi, ahimè, non avremo neanche la possibilità di sbagliare. Uno potrebbe dire, ma allora sarebbe una vita benedetta. Sarebbe una vita benedetta, ma sarebbe anche una vita automatica. Sarebbe una vita priva di libertà e soprattutto sarebbe una vita priva di capacità di sviluppare delle forze che nascono soltanto dall'ignoranza del proprio destino. Proprio perché io non conosco e non so quello che devo fare nella vita, mi do da fare per capirlo. Vado da tutte le parti, mi ingegno ovunque. Questa forza nasce soltanto perché io non so chi sono, dove vado e da dove vengo. E questa è una bellissima ondata di libertà che ci viene data, una grande opportunità. Quando noi nasciamo, prima di tutto dobbiamo pensare che non veniamo al mondo dal nuovo. Esistiamo in una forma spirituale, come anime, come spiriti, nel mondo spirituale. La scienza dello spirito ci dice anche che noi siamo provenuti da vite precedenti, non come persone, non come corpi, ma come spiriti. In una vita precedente abbiamo potuto essere casomai un'incarnazione femminile, in una corrente assolutamente diversa, ereditaria, con un corpo diverso, in una nazione diversa, in un continente diverso, in un tempo diverso. Più o meno ci si reincarna ogni 800.000 anni, dice Rudolf Steiner. Ovviamente sono eccezioni che possono anche essere ridotti questi termini, però la cadenza è regolata da una legge. Quando noi ci incarniamo, adesso ovviamente la scienza dello spirito è immensa, però vorrei soltanto cercare di accennare a questo fatto dello scordarsi, del dimenticarsi, che ha a che fare con la formazione del destino. Capisco che, ma tu sei bravissimo a fare un po' di sintesi perché si possa riuscire a capire, ecco, arrivare, no? Ah, sì, è ovvio che non possiamo stare tutta la notte a approfondirlo. Sono tutti stimoli che io vi do poi perché mi piacerebbe che andaste poi a leggere i testi di Rudolf Steiner, La scienza occulta, Teosofia, l'iniziazione, Filosofia della libertà, sono i testi base, diciamo, dell'antroposofia. E poi ci sono tantissime altre conferenze. Comunque, ammettiamo che possa esistere. Essere esistito un tempo in cui noi come spiriti vivevamo nel mondo spirituale. Non andiamo adesso a preoccuparci di cosa eravamo in vite precedenti, occupiamoci che prima di entrare nel grembo di nostra madre noi abbiamo dovuto costruirci un corpo e anche prefigurare un destino. Noi veniamo sulla Terra con un destino prefigurato e questo destino non ci è stato dato così a caso. Abbiamo collaborato per crearlo sulla base di quello che avevamo anche sviluppato in altre esistenze precedenti, del bene e del male o delle facoltà, nel buone o buste o cattive, abbiamo conquistato delle forze. L'attrito per cercare noi stessi c'era anche nelle altre vite e questo attrito ha prodotto della forza e noi ce la portiamo sulla Terra. Però prima di scendere dobbiamo costruirci gli involucri, no? Gli organi. Quindi andiamo nella sfera di Saturno e chiediamo che ci venga data una costituzione buona per quanto riguarda le ossa, il nostro scheletro. E mentre facciamo questo, nei confronti delle forze della gerarchia di Saturno, ci viene data la forza dello scheletro, che non ci viene dato lo scheletro, ci viene data la forza che poi diventerà lo scheletro nel ventre della madre. Stringiamo un patto. Scriviamo, per esempio, che a 20 anni incontreremo una certa Elisa e con Elisa staremo insieme 7 anni e con lei faremo per esempio un'attività dal punto di vista commerciale rivolta in una direzione spirituale. E questo lo scriviamo nel nostro destino, insieme alle nostre ossa. Poi andiamo su Giove e cerchiamo di costruirci quello che sarà il nostro sistema linfatico, il nostro sistema ghiandolare e il nostro fegato. E anche lì facciamo un patto, incontreremo Enrico e con Enrico per esempio, Enrico sarà nostro figlio, nascerà quando noi avevamo 32 anni e starà con noi per diverso tempo. Poi andiamo su Marte, creiamo una cistifellea, un sistema sanguigno adeguato. Anche qui facciamo un patto con un certo Paolo, in cui avremo un incontro con lui, per esempio, a 42 anni. E ogni pianeta, per dirlo in sintesi, sul Sole prendiamo le forze per il cuore, per la circolazione e facciamo un patto.
Su Venere prendiamo le forze, per esempio, legate invece ai reni e facciamo un patto. Su Mercurio le forze legate alla respirazione prendiamo i polmoni. Non è che prendiamo i polmoni, le forze che costruiscono i polmoni facciamo un patto. E sulla Luna, per ultimo, creiamo le forze che creeranno il nostro sistema nervoso, il nostro cervello e facciamo un patto. Dopodiché lì, quando stiamo per entrare nel corpo fisico, tutto questo ci passa davanti come se vediamo in anticipo tutti i nostri incontri, tutti i nostri patti. Ci sono sette patti fondamentali, più altri che adesso non stiamo, però questi sette punti fondamentali noi li vediamo. Poi in quel momento entra in scena un oblio. Quando noi entriamo nel ventre e l'embrione si collega diciamo, col ventre della madre, allora noi dimentichiamo, resettiamo il corpo, la memoria viene come azzerata. Resta E soltanto il presentimento. l'oblio Resta ha il presentimento. l'oblio dicevo piano piano l'oblio non a caso non Si sente un po' male l'audio. Comunque no, ho capito. Ti dicevo, durante la vita cosa succede? Com'è? dicevo che il fatto che noi non si ricordi ha un senso. Certo. Eh sì, proprio perché ci viene chiesto di fare in modo che noi facciamo crescere dal nostro inconscio, dal nostro subconscio, quelle forze che sono come depositate. Cioè il destino è come scritto in ogni organo, in ogni parte di noi c'è un patto che può emergere. E ovviamente cosa succede? Le gerarchie sono perfette perché a 33 anni noi incontriamo quella persona, a 42 quell'altra. E gli incontri avvengono per caso, si dice, no? Ma stavo camminando, cioè, e ho incontrato, dovevo andare per quella strada, invece quella mattina ho voluto andare da quell'altra. Perciò se non fossi andato di là non avrei incontrato quella persona. Noi diciamo è un caso, ma non è un caso, perché doveva accadere. E questi sono sette momenti che si potrebbe dire non sono sostituibili, accadranno, perché fanno parte proprio del piano della nostra vita. Ecco, cosa succede? Che noi incontriamo una persona, però le cose non vanno come ci eravamo promessi di fare. Ci eravamo promessi di stare con una persona per 7 anni, invece a un certo punto abbiamo disaccordi con lei, dopo 3 anni interrompiamo il rapporto. Questo patto, per esempio, l'abbiamo fatto, per esempio, quando eravamo su Saturno. E cosa succede? Che a un certo punto cominciamo a soffrire di problemi alle ossa. Abbiamo proprio un problema grave alle ossa, no? Siamo come bloccati, dice, ma perché mi è arrivata questa malattia alle ossa? È molto semplice, perché la nostra predeterminazione karmica, che era legata allo scheletro, ci sta facendo ricordare che noi abbiamo sviato dal cammino. Quindi spesso, e questa non è una regola che però riguarda ogni malattia, non è che dovete pensare che ogni malattia che avete è per forza legata a un patto che non avete rispettato. Quando arriva una malattia di questo tipo, che può essere anche acuta, il mondo spirituale ci avvisa di ritornare sui nostri passi. E spesso, se ritorniamo realmente sul passo, che per forza non deve essere un'accezione positiva, cioè si deve risolvere la problematica di destino, la guarigione viene da sé. Non c'è L'accordatura, bisogno di prendere. eh? Sì, ci L'accordatura. accordiamo, ciò che è stato scordato viene ricordato, quindi ci riaccordiamo con il nostro partner, in questo caso, e anche con il mondo spirituale. Quindi, quando si usa la musica per far questo, perché io sono anche fautore di una procedura sperimentale su questo, si usano certe musiche, per esempio, se uno ha un problema con Saturno, con le ossa, allora si ascolta la musica legata al pianeta Saturno. Esistono proprio delle sequenze che non mi sono inventato io, ma provengono dalla tradizione pitagorica, in cui con una certa sequenza di intervalli, di concatenazione proprio, che non è qualcosa di arbitrario, ma di assolutamente matematico, si entra nell'atmosfera di Saturno. Questa atmosfera ci aiuta a fare riemergere in noi le forze che poi ci conducono a risolvere la scordatura. Noi troviamo la capacità di sentire cos'è che non abbiamo fatto e da dove ricominciare. Se questo avviene,
noi guariamo. Ecco Tiziano, volevo dirti, ma praticamente quello che tu stai descrivendo adesso è come se fosse cioè, un'accordatura tra i pianeti, no? Cioè noi dovremmo fare una sorta di accordatura tra i vari pianeti per trovare un equilibrio. La nostra amica, ad esempio, dunque, Donatella, eccola qua, di Giuda, che ha fatto una domanda, sì. Dice, per poter vedere tale bellezza armonica dei pianeti, come si può fare? Quindi, credo che sia un po' quello che ti sto chiedendo anch'io. Cioè, una sorta di accordatura planetaria, no? Cioè, con i pianeti. Sì. Sì, allora, la base del vivere umano è l'equilibrio. L'armonia è l'equilibrio totale di tutti i corpi. E equilibrio di tutti i corpi vuol dire anche sintonia con le proprie determinazioni karmiche. Cioè, quindi, perdonare la persona che ci ha fatto un determinato affronto significa riarmonizzarci, ritornare a tessere dei rapporti che sono stati usurati, che sono stati dimenticati, che sono stati anche maledetti, e riaccordarci, perché accordarci vuol dire proprio fare un accordo, darsi la mano. Quindi sarà paradossale, ma molte problematiche, molte malattie provengono dal fatto che ci sono degli inadempimenti sul piano sociale che noi non siamo stati in grado di risolvere. Forse sarebbe meglio, sicuramente, sapete che sono quelle persone che dicono no, ma io l'ho perdonato, l'importante è che stia a casa sua. No. E quello non è perdono. Cioè, indifferenza, ignorare, è il contrario dell'amore. Cioè, l'amore è prendersi cura di qualcuno, che non vuol dire conviverci, ma portare con sé dei sentimenti di compassione e dei sentimenti di soluzione nei confronti di questa persona affinché si possa sciogliere e questa accordatura possa presentarsi. Giustamente dici, come facciamo a riaccordarci con tutti i pianeti? E se una persona fosse in grado di ricordarsi tutto ciò che può fare e aggiustasse tutti i legami sociali, morirebbe soltanto di vecchiaia, non avrebbe mai malattie. Sarebbe uno stimolo, certo. Però, sì, uno potrebbe anche dire, però non è vero, perché ci sono persone che sono malvagie e campano tanto e non hanno mai malattie, è vero? Capita anche questo. Ecco, questo è un brutto segno, perché se noi siamo malvagi e non ci ammaliamo, significa che siamo abbandonati dal mondo spirituale. Se noi ci ammaliamo, anche se può sembrare un controsenso, in realtà siamo guidati, siamo seguiti dal mondo spirituale. Se io ho una malattia, in realtà c'è un essere spirituale che mi è continuamente a fianco e fa di tutto affinché io possa ritornare a sua. Mi spinge continuamente dicendomi guarda che ce la puoi fare, guarda che io sono qui per ricordarti. Dobbiamo sentire la malattia come... Sì, ma quello che tu ad esempio dicevi prima, anche quando tu dici, sai, l'importante è che uno anche di fronte alle situazioni dove magari ci sono degli squilibri, l'importante è che tu riesca, come dicevi tu, non è che io debba convivere per forza con una situazione, ma devo soprattutto trovare dentro di me invece un equilibrio che mi permetta di poter gestire, no, una situazione. Sì, certo. Sì, sì. Ma è ovvio che non è sempre reciproca questa cosa. Cioè, non è che sempre l'altro ci viene incontro favorevolmente, ma non c'è bisogno. E noi possiamo perdonare una persona, fargli il dono, perdonarlo, perché è qualcosa che facciamo, compiamo un dono, non è il perdono, no? Questo perdono in realtà crea i presupposti affinché nella prossima vita quella persona si possa riconciliare con noi e sciogliere il destino. Casomai non lo facciamo in questa, ma noi dobbiamo pensare che la nostra pianificazione non si conclude qui. Io penso che sia molto utile per quel discorso che facevi prima, cioè che ognuno riesca a trovare dentro di sé un'accordatura, cioè no, riaccordarsi. Poi può anche succedere che cioè, concretamente, magari appunto come dicevi tu prima, non è che uno debba convivere per forza con delle situazioni, l'importante è che riesca a riaccordarsi dentro, quindi come tu dici, cioè lasci andare, no? Come si suol dire, cioè lascio andare. A volte bisogna anche salvarsi, no, da certe situazioni. Ma voglio dire anche qualcosa proprio di pratico, perché siccome è qualcosa che sperimentiamo tutti, non,
È facile anche cadere nel buonismo, no? Nel dire ah, bisogna perdonare, bisogna stare in pace con tutti, però come si fa anche, adesso parlo in generale, no? E una cosa pratica che si può fare, prima di tutto bisogna prendere l'abitudine quotidianamente di meditare e di ricordare le persone che ci sono care, ma anche le persone con cui c'è un conflitto. E si può cominciare, per esempio, una persona che si ha una forte antipatia, cioè qualcosa di molto grave che è successo, in cui la si può evocare in immagine, non c'è bisogno di, anche perché se non proviamo amore e compassione, non è che all'improvviso possiamo obbligarci a provarla, no? È una cosa che bisogna coltivare. Possiamo cominciare piano piano, ogni giorno, ogni mattino, a cercare di immaginare quella persona e a pregare per lei, cioè dare una preghiera dicendo io non ti giudico, ma io prego per te. Cosa fa questa cosa? Questa cosa arriva al suo angelo custode. L'angelo custode trasmette questa intenzione che noi abbiamo nell'anima di quella persona e l'angelo custode può fare miracoli realmente dentro l'altra persona. Non noi direttamente, ma la nostra intenzione può penetrare nell'angelo dell'altra persona e comunicare a lui un proposito che ci può fare ricongiungere. Questo abbiamo dato qualche indicazione, ecco, perché poi comunque nelle dinamiche relazionali, che sono quelle che vengono chiamate in causa, no? Per quanto riguarda l'accordatura o la scordatura, no? Perché sono le relazioni che poi attivano i sentimenti, le emozioni, no? E poi è importante riuscire a trovare una strada, ecco, insomma. Assolutamente, sì. L'importante è comunque, vedete, per accordarsi si fa fatica, eh? Quando si accorda uno strumento ci vuole molta pazienza, soprattutto, e molta dedizione. Senza quelle l'accordatura non viene, e questo è anche nella vita. Ci vuole pazienza e dedizione nei rapporti, se no non ci si riesce ad accordare. È bello l'italiano perché ha delle parole che hanno tanti significati. Pensate che bello, accordarsi vuol dire proprio tornare in pace. E accordarsi vuol dire anche intonarsi, creare armonia, no? Quindi fare in modo che tutto suoni nel modo giusto. Pazienza e dedizione. Silenzio, ci vuole silenzio per accordare lo strumento. Concentrazione, dedizione e fiducia soprattutto. Determinazione, ecco. Ci sono delle situazioni dove, io non so, ti dico questo perché io vedo tante persone anche che si rivolgono a me, mi chiedono aiuto, che mi dicono, ci sono delle situazioni che non si, cioè, non riesci, no, a risolverle, perché magari ci sono persone, ad esempio vedo molte coppie, no, donne che mi chiedono aiuto perché hanno magari dei compagni, non so, violenti, aggressivi, con delle loro problematicità, ecco, quindi... Quando ti chiedono aiuto, così, a volte ci sono delle situazioni dove potresti starci su tutta una vita, non riusciresti assolutamente a risolvere, no, quel tipo di conflittualità. A volte può essere utile allontanarsi anche da certe situazioni, no? Cioè, perché non sempre si può fare la croce rossina, per esempio. Io vedo tante donne, no, che hanno questi, poi non ti dico in questo periodo. Abbiamo raccolto come giornalisti, cioè, degli scenari piuttosto pesanti rispetto alla relazione di coppia, quello che è successo, no? Tra le quattro mura domestiche, lasciamo perdere poi gli aumenti delle richieste di separazioni, di divorzi, ecco, queste cose qui. Però rimane poi sempre, cioè, in questa nostra conversazione, io penso ad esempio alla quotidianità, a quelle situazioni dove c'è una forte conflittualità, cioè a volte ci sono delle situazioni dove è necessario separarsi, no? Distaccarsi, distaccarsi. Cioè, a volte, cioè, ti salvi, poi riaccordi dentro di te, cioè lasci andare, cioè cerchi di non vivere dei cattivi sentimenti, perché il cattivo sentimento crea già, no? Cioè, la prima disarmonia, no? Dentro di te, oltre quella che si crea esternamente. Ecco. Però ci sono, no? Ecco, secondo me, delle situazioni in cui cioè, non bisogna forse equivocare, come dicevi tu prima, no? Il buonismo, no? Cioè, non è un invito al laissez-faire, perché poi a un certo punto nella relazione tu hai bisogno, no? Di tenere presenti alcuni valori, Sì. alcune cose, no? Su cui non si può negoziare. Cosa ne dici?
Io penso che il peccato più grave che ci sia quello dell'omissione di se stessi. Omettere la propria vita, omettere la propria volontà, omettere il proprio destino. Quindi quando ci troviamo in relazione, la relazione anche con un compagno, con una situazione, su un lavoro anche, cioè una situazione sociale che non ci permette di esprimerci, di essere quello che siamo, stiamo facendo di tutto per accorciarci la vita. Perché molte volte, non è che una situazione deve essere portata avanti inderogabilmente all'infinito, ci sono degli appelli interiori che a un certo punto ci dicono che è il momento in cui, se non lasciamo perdere una situazione, il futuro non può arrivare. Creiamo un ingorgo in noi stessi. A volte non si avverano le cose perché noi continuiamo a perseverare a fare qualcosa che non deve essere fatto. Questo non è che io sono favorevole ovviamente a questo, però bisogna anche riconoscere che se una situazione non si sblocca, non ha senso continuare a portarla avanti, Crea tanta perché può anche essere che doveva finire. Cioè noi nei nostri patti che stringiamo prima di nascere, non è che per forza tutti vanno fino alla fine della vita. Ci sono dei tempi di durata, ecco. Adesso lasciamo perdere quelli che potevano durare di più e hanno preso un'altra via, però ci sono anche situazioni in cui ci si può lasciare in pace. Quando due persone si lasciano in pace, senza nessuna gelosia, senza nessuna problematica, quel rapporto è esaurito, è stato compiuto, anzi, non c'è niente di male. Doveva essere così. Il problema è se rimane dell'astio. Questo vale sempre. Sapete che adesso va molto di moda il discorso della legge d'attrazione, no? E se io vedo una cosa, la legge dello specchio, se io vedo una cosa è perché è dentro a me. No, non è vero. Cioè, se io vedo una cosa, io posso vederla, ma per capire se è dentro a me o no, dipende se quella cosa mi dà fastidio o no. Perché se io vedo quella cosa non mi dà fastidio, quella cosa non ce l'ho. Quella cosa ce l'ho se mi dà fastidio. Cioè, se io vedo qualcosa che mi turba, che mi dà uno stato d'animo invidioso, di gelosia, allora mi appartiene, sono anch'io invidioso, geloso. Ma se io vedo l'invidia, ma l'invidia non mi dà fastidio, non mi appartiene. Questo è un discorso questo che bisognerebbe trattare con i guanti, però io lo dico perché quelle persone che stanno facendo un lavoro che non gli piace, in un posto che non gli piace, non devono continuare a farlo soltanto perché sono obbligati a farlo e non possono fare nient'altro. Perché se continuano a farlo, la loro vita sarà più corta, la loro vita durerà meno, la loro vita si finirà prima. C'è questo argomento, Scusa che mi sia comparsa un'immagine. vedo che sta interessando proprio perché ci sono un po' di domande, ma come si fa a capire quando una situazione deve finire e quando no? Da che cosa si capisce? E poi, questo lo chiede Federica, e Mariangela chiede anche, ma come possiamo lasciare andare certe situazioni che riguardano i figli e che per natura non possono essere abbandonate? Sì, certo, no, oggi sono tutte problematiche molto attuali e molto importanti, ecco. Sicuramente, Nella quotidianità, poi presupposti antroposofici. può essere interessante pensare che ci sono delle situazioni dove ci sono dei figli che devono la loro esistenza proprio al fatto che il figlio stesso è stato la causa dell'amore di quelle due persone. Adesso noi non possiamo immaginare una cosa del genere che noi ci siamo innamorati perché quell'essere voleva nascere e ci ha fatto innamorare perché desiderava che i nostri corpi si unissero affinché lui potesse giungere sulla terra. E questo quindi non è stato un arbitrio nostro, è questo essere che ha chiesto di entrare in quella vita e di vivere quel rapporto in quel modo, sapendo quello che avrebbe incontrato. Perché non pensate che quando una cosa riguarda una relazione dipende solo dalle persone. Per esempio, se una persona si ammala e va in coma, non si tratta solo di quella persona, si tratta anche di tutte le persone che gli stanno attorno. Quindi quello che vivono quelle persone, quello che sviluppano come forza e come facoltà a causa di quella malattia, di quell'incidente,
lo fruiscono tutti. La stessa cosa vale per un figlio che vive in una situazione in mezzo a genitori che non riescono a gestirla. E sono tutte forze grandiose che si possono manifestare e sono il fermento di tutto. Noi viviamo in un'epoca in cui c'è una massima incarnazione planetaria, siamo pieni di esseri, miliardi di esseri, perché c'è una grande occasione di sviluppo. Siamo chiamati a una grande impellenza dell'io, cioè l'io vuole trovare il fondamento dell'amore e della libertà, perché è finito il tempo in cui si andava a coppie sull'arca di Noè. Cioè, non dico che le coppie non vanno più di moda, ma non è lo scopo della vita umana. Non dobbiamo pensare che noi veniamo sulla Terra perché dobbiamo fare un lavoro, accoppiarci, sposarci, fare figli e andare in pensione. Non è questo lo scopo dell'essere umano. L'essere umano deve fare dei corpi, deve produrre opportunità di incarnazione, ma non siamo qua solo per questo. Non ce l'hanno raccontata in un modo, oppure è venuto un tempo in cui noi dobbiamo prendere coscienza che ci sono degli obiettivi che vanno al di là di quella che è la mera vita quotidiana. Umana, umana. Ma la Mariangela, secondo me, voleva dire, se c'è un problema di grande conflittualità con dei figli, che, da dove si presuppone che un genitore non possa abbandonare un figlio, però c'è una situazione di criticità, quindi non so se forse sono riuscita a interpretare bene. No, Quindi lei dice, sicuramente, se c'è una situazione dove diciamo. la fatica ce l'ho non con un marito, con una moglie, ma ce l'ho io genitore con mio figlio, mia figlia, dove magari c'è una forte criticità e il genitore non ce la fa più a sopportare questa relazione. Credo che Mariangela volesse dire questo. Sì, diciamo che Come lo non si riesce a generalizzare in questo, a dare una risposta generalizzata, perché bisognerebbe entrare in merito anche del karma di quella famiglia e di quel bambino e di quel genitore, per vedere realmente che cosa hanno loro a che fare fra di loro, perché non c'è sinceramente una legge generale in cui si può esprimere che si deve fare così, perché in realtà noi non siamo in grado di poterla comprendere, la possiamo soltanto vivere e cercare di dedicarci al massimo, cercando però di avere un'ottica che vada al di là della quotidianità e di vedere cosa in realtà nostro figlio ci deve insegnare e cosa noi dobbiamo insegnare al nostro figlio, cos'è il nostro compagno ci deve insegnare. Quindi è un modo di vivere che deve essere assolutamente al di là del consueto. Noi dobbiamo elevarci da tutto questo e soprattutto ricordarci che noi non siamo sulla terra soltanto per lavorare, per fare dei figli e per morire e in pensione. sì. Questo non è un pensiero così scontato, ecco. Diciamo che per la maggior parte delle persone, adesso forse non tra i nostri amici di Focus, io sono sicura che hanno già delle menti molto più aperte, cioè che hanno una Sì. visione un po' più espansa, ecco, rispetto a quello che può essere il significato delle nostre vite, perché poi comunque ad esempio tante persone che sperimentano la sofferenza, quindi vengono in qualche modo prese, portate per mano lungo il viale, no? Certo. Vorrei citare una frase, e non so se può essere d'aiuto, però per dirvi come può essere l'ottica che è presa dal Vangelo, no? Nel senso che il Cristo a un certo punto con i discepoli comincia a dire qualcosa di sconsiderato, dicendo: io non sono venuto sulla terra per portare la pace, ma sono venuto a portare una spada. No? E dice: questa spada voglio che separi la moglie dal marito, la cognata dalla cognata, il figlio dal genitore, perché tutti dovete seguire soltanto me. Terribile, eh? Cosa vuol dire questa cosa? Questa separazione fra le parti, come se ci fosse qualcosa di più importante. Cosa c'è di più importante che non seguire se stessi? L'io, che Cristo è Dio. Se non mi segui, se non segui in realtà la tua missione, il tuo destino, non sei degno di me. Cioè non sei degno di te stesso se non riconosci il tuo ruolo nella vita. Per fare questo bisogna però scollegarsi dai legami, pensare che i legami non sono la cosa più importante, c'è un amore più grande, che è quello che si ha nei confronti del proprio essere spirituale, della propria ambizione divina, che non è un'ambizione umana, Certo. l'ambizione di diventare un angelo dell'amore e della libertà.
Concordo pieno con i miei insegnamenti da quasi 20 anni che ricevo dai piani alta. Dai piani alti. La nostra Mariella Azzaracci dice: ma molte malattie sono la conseguenza di conflitti interiori irrisolti. Quando la nostra visione spirituale della vita, seguendo le leggi dell'amore universale di Dio, diverge dal pensiero e dall'operato dell'altro. Conflitto tra spiritualità e materialismo. Mi sembra un'ottima riflessione. Certo, complimenti, sì. È un po' anche quello che sta accadendo nell'emergenza che abbiamo vissuto, che ha a che fare con un karma umanitario, cioè l'umanità ha vissuto questo, ecco. Ecco, difatti, il discorso della malattia può essere letto come un percorso che fa parte degli accordi presi, no? Come dicevi tu prima. Sì, no, è ovvio. Sì. C'è la malattia. Dicevo, la malattia, non, come il destino, come gli incontri, come le scelte, ci sono alcune cose che sono preordinate e devono essere portate a compimento perché fanno parte del piano, no? E provengono casomai dal passato spirituale, da un'altra vita che ci portiamo anche ordini e qualcosa da compensare, però ci sono anche cose nuove che creiamo. Per esempio, noi possiamo aver deciso di vivere, lo dico per esempio estremo, di vivere 80 anni, no? E noi abbiamo già fissato quella data che moriremo 80 anni, no? Però noi possiamo fare in modo anche di morire prima, eh? Noi possiamo cominciare a fumare o a bere dei superalcolici o a drogarci e noi anticipiamo la nostra data. Uno potrebbe dire, ma no, ma se c'è scritto che dovevi morire 80 anni, come fai a morire prima? Mamma mia, come puoi? Per esempio, prendiamo uno che si suicida. No? Parliamo del libero arbitrio. Della vita. Come? Sì. Parliamo della vita ineriana del libero arbitrio che può far sì che un nostro progetto cambi. Certo, noi, io penso che il libero arbitrio è qualcosa di meraviglioso se viene vista come un'opportunità di sviluppo, ecco. E il nostro destino è perfetto, tanto è vero che se noi riuscissimo a intuirlo perfettamente com'è, noi arriveremo alla meta senza nessuna malattia e con grande gioia, ecco. Il fatto che inseriamo il libero arbitrio però ci dà la possibilità di prendere delle altre strade che a volte sono anche sbagliate, però ci creano delle occasioni di sviluppo e di risurrezione grandiose. Non tanto quanto quelle di arrivare alla meta, perché la meta è una meta ambita, però non tutti riescono ad arrivarci chiaramente. Più si lavora in quella direzione e più c'è la possibilità di conquistare delle forze. Ecco. Quindi tutti gli sforzi che facciamo e tutte le malattie che ci vengono non sono contro di noi, ma sono per noi. E quindi soltanto che quando siamo Elga Selvaggio sta proprio scrivendo, quindi è una sorta di benedizione la malattia? Diciamo che è una modalità che ci viene data dal mondo spirituale per metterci, si dice, alla prova, però questa prova è sviluppare più, diventeremo più forti di quanto eravamo prima. Se ci fate caso, noi siamo cresciuti soltanto nelle difficoltà, non nelle agiatezze. Siamo cresciuti soltanto nel momento in cui la nostra vita era difficile. I salti li compiamo soltanto quando dobbiamo fare dei grossi sforzi. E quindi quando c'è una malattia, quando c'è una delusione, quando c'è qualcosa che crolla, quando c'è una perdita, una resurrezione, le forze vengono. O si muore, perché si può anche morire, si può anche perdere le forze e non farcele, quindi ritornare nel mondo spirituale, rinunciare. Ma se si resta qui, se si supera la malattia, se si supera la crisi, in realtà si è più forti di prima, anche se non sembra. C'è Monica che sta scrivendo: sono malata dall'età di 3 anni. Lo so che posso solo guarirmi da sola. Devo arrivare alle mie vite precedenti. Come fare? Può servire arrivare alle vite precedenti per guarire? Secondo te, secondo una visione? Diciamo che sì, conoscere è molto, cioè bisognerebbe cercare soprattutto di capire questa vita. È ovvio che molte cose vengono spiegate alla luce delle altre vite, però se noi non riusciamo
ad approfondirci in questa vita, difficilmente riusciremo poi a tornare alle vite precedenti. E Steiner dice che il ruolo dell'uomo è da ricercarsi soprattutto in questa vita. Lui lo dice non perché non crede nelle vite passate, In questa vita. perché bisogna. Sì. Lui dice anche che l'unica cosa che è vera è il momento presente, perché non esiste il passato e non esiste il futuro. E non possiamo basarci sulle vite passate o su quelle che saranno, dobbiamo basarci su quello che stiamo facendo ora, perché il momento che è più importante della vita è ora. Certo, c'è Carla che dice: se la vita la accorciamo noi stessi, rimanendo in una situazione che ci opprime, è grave? Perché non si sta molto meglio nell'aldilà? Non capisco, però questa è una domanda che spero non voglia contemplare anche la scelta cioè, che può essere finire prima la vita, insomma, e Ma scegliere di diciamo che prima della vita. Parlerei anche del suicidio, della visione antroposofica del suicidio, va se possibile. bene. Diciamo, sì, diciamo che qua si sviluppano delle cose che di là è impossibile sviluppare. Per esempio, di là non si impara niente di quello che c'è dopo la morte. Voi direte, ma come? Sono di là, quando si è di là saprò tutto. Non è proprio così, perché se io, per esempio, voglio fare una spedizione nell'Antartide, se non mi informo di come sono le condizioni in Antartide, e per esempio mi doto di certe dotazioni, anche soltanto dal punto di vista di coprirmi, quando arrivi in Atlantide, ci arrivo in maglietta, muoio di freddo. No. Adesso non dico che sia la stessa cosa di quando si va nell'aldilà, però nell'aldilà, se ci si va con una certa preparazione, si è in qualche modo predisposti a fare qualcosa che non si è capaci di fare se non invece non lo si è imparato qua. Quindi è molto importante stare sulla terra e imparare cose da portare poi nel mondo spirituale, perché di là nel mondo spirituale di sicuramente non impareremo. Di là non ci sono gli istruttori che ci sono qua, non ci sono le forze che ci sono qua. Per quanto riguarda invece il suicidio, è importante parlarne perché il suicidio è una delle poche cose che non è mai scritta nel destino. Cioè, Bravo. quindi non c'è nessuno che si scrive nel destino che si suiciderà. Suicidio, nessun'anima si incarna con un progetto di suicidio sulla terra. Bravo. Sì, perché è proprio un elemento assolutamente extra, è un elemento extraumano. Anzi, nella maggior parte dei casi i suicidi avvengono perché ci sono entità che possono come inserirsi nel candidato e lo obbligano al suicidio. Ci sono molti suicidi che prima di suicidarsi hanno dei momenti in cui perdono i sensi e quindi hanno delle predisposizioni a farsi compenetrare da un'altra forza oscura che poi le porta al suicidio. Per quanto mi riguarda, per quanto dice Steiner dice che l'uomo non sarebbe capace di compiere nessun delitto e di compiere nessun atto di suicidio, perché non è nella natura umana questo. Se avviene è perché qualcosa di extraumano è entrato nell'uomo. E non, se vogliamo dire, il suicidio comporta delle gravi conseguenze. Nel senso che quando ci si è suicidati, non si è affatto contenti della condizione in cui ci si trova, perché è una condizione alquanto penosa. Basti dire, per esempio, che si congela il proprio angelo custode per il tempo in cui si sarebbe dovuto rimanere sulla terra. Quindi finché non accade il giorno in cui si doveva tornare al mondo spirituale, non si entra nell'aldilà. E uno potrebbe dirsi, che si fa? Si sta nei luoghi dove vi è il proprio cadavere, quindi si sta in una zona terrestre senza poter accedere nel mondo spirituale. Questa è una cosa molto penosa, è una cosa che deve essere anche aiutata perché non trova degli aiuti. E gli esseri che abitano quel piano non sono degli esseri umani regolari, sono degli esseri che non sono neanche tanto piacevoli da ascoltare, da incontrare, ecco. E diciamo che comunque cioè, non tutti i suicidi cioè, sono legati a
una condizione come quella che tu hai descritto, nel senso che ci sono dei suicidi che vengono generati da una grande fatica, da una grande sofferenza, e il porre fine a questa dimensione terrena è una visione per la mente di chi lo fa della fine della sofferenza. Sì, certo. È una scelta che si fa probabilmente, anche a me hanno insegnato questo dai piani alti, che noi facciamo questo solo perché non sappiamo in quale condizione, come dicevi tu prima, poi si ritrova a vivere, no? Un'anima senza un corpo. Sì, la sensazione più forte che si ha, cioè che altro ha passato quando passa nell'aldilà come suicida, è quella della sentire una terribile mancanza del corpo. Perché in realtà non si può più entrare nel corpo e quindi si sente una grandissima mancanza di questo. In realtà, chi si suicida lo fa proprio perché in realtà, Non e vuole anche in modo, sì, vorrebbe come uscire da quella condizione, però in realtà si sente come che ha perso ogni possibilità di manifestazione attraverso qualcosa che invece ama molto, che è il proprio corpo. E più. questa cosa però noi la sappiamo soltanto quando si passa di là, ecco. È Dimensione. inimmaginabile la coscienza che si ha quando si è fuori dal corpo, perché si fanno pensieri che non si facevano quando si era dentro il corpo. Certo. Però c'è da dire anche che comunque vengono anche aiutati, come dicevi tu prima, no? Vengono anche Certo, no. L'intercessione può essere fatta se c'è qualche essere umano che fa qualcosa, ecco, di sé, da sé. È difficile che avvenga, però se ci sono esseri sul piano fisico che intercedono attraverso delle pratiche anche liturgiche, anche, per esempio, ci sono anche dei fatti sacri che possono aiutare, ecco. Io, per esempio, non ho nulla contro la Chiesa, niente contro i riti, cioè, anche se io non mi reputo cattolico praticante, però ci sono anche delle autorità spirituali che hanno delle capacità di poter aiutare in questo e di poter intercedere per poter aiutare le anime che si trovano appunto in questa condizione di soglia, di limbo, ecco. Però forse adesso questo dopo diventa un elemento un po'. perché guardavo ancora le nostre domande, infatti c'è ancora insisteva un po' su questo discorso del suicidio, sul suicidio dovuto a una grave malattia mentale. No, cioè c'è la consapevolezza crea un po' il discrimine, no? La scelta. No, Dio, purtroppo quando la coscienza se ne va, allora si dice che è una malattia mentale, però è un problema che non c'è l'io, l'autorità spirituale dell'uomo, quando non c'è, noi siamo come una locanda, siamo abitati. E dipende da chi facciamo entrare e quanto ci facciamo stare e chi facciamo entrare, così. Mi date via la voce? Non ti No, sento? no, no, ho Adesso, finito. Ma era mi andato. senti più? Adesso sì, Stefano. Senti, ma Sì. guardavo l'ora, non ce ne siamo accorti, ma cerchiamo di. Sì. Sì. Senti, ma vogliamo, cioè, un po' concludere, perché comunque abbiamo parlato di quelli che sono gli accordi e disaccordi, Sì. Sì. e quindi come, insomma, accordare la nostra anima, no? Per Se vuoi potrei darti un'altra immagine che non è conosciuta nella grande maggioranza dei casi, però in realtà ci rende partecipi anche di questa vita nelle sfere quotidianamente, no? È un'attività che succede ogni notte. Noi adesso andiamo a dormire e in realtà compiamo qualcosa che pensiamo che facciano soltanto gli iniziati. Cosa facciamo? Usciamo dal corpo. Il fatto che noi ci addormentiamo è dovuto al fatto che c'è una parte che noi chiamiamo anima o corpo astrale, che insieme all'io escono e quindi portano con sé la coscienza. La coscienza, il sonno, sopraggiunge proprio perché ciò che prima ci dava la possibilità di essere attivi esce dal corpo. E dove va? Va in quella dimensione che noi chiamiamo l'aldilà. Andiamo nello stesso posto che viene chiamato mondo astrale, mondo spirituale, dove vivono i defunti, dove vivono gli angeli, gli arcangeli, e ogni notte noi abbiamo un percorso che in qualche modo percorriamo nei confronti, per esempio, del nostro angelo custode. Il nostro angelo custode ci
ci mostra quello che avremmo dovuto fare durante il giorno, quel giorno. E facciamo una comparazione. Ovviamente questa cosa noi non possiamo ricordarla, perché non avviene nella fase di sonno, ma avviene in una fase in cui il mondo spirituale è privo di immagini. Ecco, questa, quindi non ci ricordiamo di questo fatto. Compariamo se ciò che abbiamo fatto era conforme a ciò che doveva essere fatto. E il nostro bene e il nostro male è nella misura in cui abbiamo adempiuto o non adempiuto al destino. E questo viene scritto nella nostra anima, non c'è un giudice che giudica, se non noi che constatiamo con il nostro custode, che è il portatore del nostro libro, ciò che doveva essere fatto. Poi, dopo metà della notte, verso le 4, 4 e mezza del mattino, l'angelo stesso ci mostra quello che faremo domani, che dovremmo fare. Quindi noi ci svegliamo con un'anticipazione dentro di noi nel sapere quello che potrebbe essere fatto domani. Ed è importantissimo il risveglio, perché il risveglio ci viene dato una parola, un'immagine che può essere la chiave risolutiva del nostro presente. Ecco. Quindi non pensiamo che il mondo spirituale sia molto lontano. In realtà noi ci passiamo tutta la notte nel mondo spirituale. Siamo, potremmo dire, 16 ore sulla Terra e 8 ore nel mondo spirituale. È la nostra patria. E andiamo a fare un resoconto, andiamo a fare delle constatazioni, facciamo delle misurazioni, ecco, delle comparazioni che ci serviranno poi il giorno dopo. Ecco, ecco questo, e questa è la nostra vita. Noi non siamo solo terrestri, siamo anche esseri che vivono nel mondo spirituale per secoli, per notti, e quindi siamo continuamente immersi nel mondo spirituale. Molto bello questo che tu hai detto adesso, perché noi abbiamo, cioè la mente dell'uomo ha la tendenza, se non fa certi percorsi un po' più avanzati, a pensare che questa fase di non veglia, cioè si concluda tutto un quadro dell'inconscio e quindi cioè, si risolva tutto lì, ecco. E quindi il discorso dei viaggi astrali, ad esempio, sta chiedendo ancora una nostra amica, sì, accenna ai viaggi astrali, ci chiede Francesca, sì, sì. Ecco, dice sì. Viaggi astrali, ecco. Chiudiamo con i viaggi astrali. Ah sì, i viaggi astrali sono, li facciamo ogni notte, dicevo, quindi tutti usciamo dal corpo e astralmente viaggiamo. E c'è chi lo fa consapevolmente, e consapevolmente è qualcosa che può essere anche molto pericoloso se non lo si fa in modo giusto. Perché? Perché spontaneamente si esce dal corpo, il corpo sa come uscire, però rientrare nel corpo consapevolmente è un'altra cosa. Lo si impara a fare e a volte viene anche spontaneamente con certe discipline, ecco. Però chi si sottopone a certe discipline che casomai vengono propagandate sul libro, io sconsiglio di farlo, perché poi si può anche rimanere fuori dal corpo, si può anche entrare per parte, si può entrare solo nella testa, si può entrare solo nel corpo. Vi sarà capitato di aver fatto un sonno e di sentire che non siete completamente nel corpo. Oppure che siete sfasati, sapete, mi sento sfasato. Quando si dice la parola sfasato, vuol dire che i corpi non sono assestati. Allineati, certo. Di solito, ritornando a dormire, le cose si mettono a posto, perché la natura mette a posto questo. Però, oggigiorno è molto, cioè questi viaggi astrali sono venduti molto facilmente, ecco. E soprattutto bisogna fare queste pratiche se si fa una disciplina e se si è preparati. Perché si possono avere delle conseguenze che non sono piacevoli, ecco. E sono cose serie, veramente molto serie, ecco. Non sono pratiche, non sono un diletto, ecco. Sì, 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 è stato bene a dirlo, perché io a volte vedo che ci sono persone che fanno con molta leggerezza, ecco. Ecco, sì, non sono da fare con leggerezza, no. Senti, caro Tiziano, cioè, veramente è stata una serata molto piacevole, spero che anche per te lo sia stato. Assolutamente sì, no, siete molto calorosi, molto aperti, molto disponibili, molto bello. Sì. Focus, ci sono ancora tante domande qua in sospeso. Direi che urge ricreare un'altra opportunità per poter riprendere un po', cioè, di argomenti. Poi tu di argomenti ne hai tanti, ne abbiamo
il percorso di steineriano sicuramente. Certo, sì. Tu hai studiato per tanti anni e quindi avrai tante cose da dirci. Io vorrei lasciare ai nostri amici, al termine di questa serata, di questa nostra conversazione, ancora c'è un consiglio su quello che può essere, è già dato dei consigli pratici, ma per quanto riguarda la musica, che è la tua è il tema della tua anima per questa vita, da quello che ho capito. E quindi portare nella vita, nella quotidianità, concretamente questo discorso molto interessante degli accordi e disaccordi, no? Ecco, vorrei che tu gli dessi qualche consiglio. Cioè, tu hai detto sì, leggete i testi steineriani, questo va bene. C'è questo libro tuo molto bello che abbiamo fatto vedere, adesso ve lo rimandiamo di nuovo, così se vi interessa lo potete procurare. Sapete che a ogni salotto io cerco sempre di consigliarvi dei libri. Da un punto di vista musicale, cioè proprio, cioè se si vuole ascoltare della musica che possa aiutare, no, questo discorso degli accordi, e quindi per riuscire in qualche modo a dare un supporto. Sì. Io penso sempre che dobbiamo cercare di aiutare il più possibile le persone, no? Con queste dirette, delle indicazioni. E questa tua, la tua scuola, quella che tu fai, cioè, c'è una produzione di, non so, di sì. che le persone potrebbero usare per essere aiutate? Certo, sì, c'è un, il mio canale YouTube, cioè come Tiziano Bellucci, esiste un canale YouTube, no? E dove c'è una playlist che è proprio legata alle melodie planetarie o atmosfere planetarie. Lì ci sono diverse anche mantra che sono stati cantati usando queste melodie planetarie, che sono delle scale proprio legate al singolo pianeta, e ci sono anche varie melodie proprio intonate su queste sette armonie. Sono armonie che sono conosciute nell'ambiente musicale, ma non sono usatissime in tutti. Per esempio, qualcuno avrà sentito parlare dell'atmosfera frigia, della dorica, della eolia, locria, lidia. Sono tutte zone della Grecia che hanno una sequenza, diciamo, proprio di intervallare caratteristiche, crea determinate. Ecco, casomai una volta sarebbe bello, anche se vogliamo fare un altro incontro, fare qualche esempio anche pratico, diciamo di farvi ascoltare qualcosa con uno strumento, anche se ovviamente a distanza sarà un po' più meno diretto. Però se voi volete andare ad ascoltare sul canale, a parte che troverete anche tante altre cose sugli studi dell'antroposofia, che è molto ampia, il canale Tiziano Bellucci su YouTube, troverete una playlist, guardate sulle playlist, qualcosa che ha a che fare, adesso non ricordo il nome, però mi sembra mantra planetari o armonie planetarie. E lì troverete la possibilità, per esempio, di cantare quotidianamente un mantra. Bene. Cosa vuol dire? Lunedì canteremo la luna, martedì Marte, mercurio mercoledì, e ovviamente la domenica canteremo il sole, no? E già cantando quelle armonie ci si predispone e si intona l'anima nei confronti di un determinato pianeta. Poi, dal punto di vista terapeutico, lo si potrà fare se si conosce un organo scompensato, cercando di cantare soprattutto il pianeta collegato a quell'organo. Per esempio, se uno ha un problema al fegato, canterà le armonie legate a Giove. Se uno ha un problema, mettiamo, legato ai reni, canterà le armonie legate a Venere. Ci sono, diciamo, spiegate queste cose. Sì, è ovvio che bisognerebbe approfondire. Io faccio un percorso anche che si chiama proprio l'accordatura planetaria, che è un percorso che dura 2 giorni, di solito lo facciamo in un weekend, anche perché ovviamente uno deve imparare anche un po' a suonarle queste cose. Cioè, se uno vuole veramente o impara a cantarle o impara a suonarle. Sì. Però il canto è già una forma di musica importantissima. Come fai, Tiziano?
adesso con il Covid, come fai? Li fai online questi tuoi? No, no, ho provato a fare, cioè ho fatto io durante alcune persone che hanno seguito e sono state molto amorevoli, durante l'emergenza ho fatto un percorso serale in cui ogni sera si faceva un lavoro sul Vangelo di Giovanni per una trentina di giorni, no? Però non sono riuscito a lavorare con la musica, perché la musica richiede proprio Senza. una grande presenza. Sì, il fatto di sentire lo strumento naturale di fronte trasmette qualcosa che dal virtuale, ma anche, ovviamente, anche noi adesso stiamo facendo un grandissimo lavoro, è molto importante quello che stiamo facendo, però non ci stiamo rivolgendo purtroppo agli organi spirituali delle persone, cioè non c'è un rapporto con l'io dell'altro, no? Ci manca il tatto, ci manca l'odore, ci manca il. E abbiamo soltanto la vista e l'orecchio che ci stiamo, sono due sensi che stiamo usando in questo momento. Pensate che ne abbiamo 12 di sensi, cioè non sono solo 5, ma ne abbiamo anche altri. Tiziano, la prossima volta parliamo dei 12 sensi, va bene? Sì, certo, volentieri, volentieri. No, Di musica, come dicevi tu. no, può essere bello, cioè, anche perché guarda caso le note sono 12, sono 12, 7, sono 7 note, 7 toni e 5 semitoni. Si dice che sono 7, ma in realtà sono 12, come lo zodiaco. Andiamo a scoprire gli altri sensi la prossima volta. Volentieri, volentieri. No, si può fare un incontro sui 12 sensi, volentieri, sì. Bene, sono sicura che ai nostri amici piacerà. Poi ovviamente dovranno Bene. fare le loro domande. Intanto io davvero ringrazio tutti i nostri amici che sono stati così presenti questa sera e così numerosi. Grazie per tutte le vostre domande, spero che sia stata una serata molto stimolante. E te, Tiziano, ti ringrazio veramente di cuore perché è stato un piacere averti qua nel salotto di Focus e saremo tutti felici di riaverti di nuovo. Troveremo una data che possa andare bene per tutti. E quindi io consiglio a tutti di andare a guardare. Adesso andrò anch'io, così vado a farmi un po' di cantate. Ogni giorno mi faccio una cantata. Mettiamo in equilibrio gli organi, ogni giorno ne facciamo uno. Allora, caro Tiziano, allora, ancora grazie, grazie infinite per la tua disponibilità, per tutto questo tempo. Grazie a voi, allora. Alla prossima, allora. Grazie per l'attenzione e per la delicatezza e la cortesia. Grazie. Grazie Tiziano, grazie a nome di tutto Focus. Allora, alla prossima, speriamo che sia molto.